Signora, mi sembri pensierosa. A volte vedo il futuro, Witcher. Ah. Il destino ha avvolto i suoi fili intorno a un Witcher. Il suo cammino conduce a un futuro oscuro, di tristezza e dolore. Vorrei aiutarlo a sopravvivere. Mi farebbe piacere. Di chi si tratta, mia signora? Di te. No, o di una dei due, ma... Parla con lui. E che uno di voi possa raccogliere i fili del destino. Vorrei raccoglierli io. Potendo scegliere. Parlerò con Berengar. No, dicevo, una delle alternative la preferirei non farlo, ma... Non vedo perché non farlo alla fine, insomma. Ci sono un po' dei canneti. Dove sto andando? Che direzione devo andare? Di qua. Oddio, mi sembrava una tartaruga per un attimo. Vabbè, allora, vediamo se hanno scacciato il sacerdote e per il resto parliamo con Berengar. Alvin, ma possibile che stai sempre in mezzo? Ho capito essere attaccato, voler diventare un Witcher, ma a parte il fatto che ti ho detto che sarebbe meglio diventassi un cavaliere. Però, a una certa, no? Ecco, fa compagnia alle scimmie. Bravo. C'è sta ancora il sacerdote? Sì, mi pare di sì. Sarebbe cosa buona e giusta. Visto che io, tra l'altro, ho un'essenza di Dagon con cui non so che pozione farci, ma immagino ci si possa fare una pozione. Spero che nella ricompensa sia incluso. Noi parliamo. Yo. Dagon è morto. Dagon è asciutto. Asciutto. Noi amiamo te. Tu avere ricompensa. Spada tua con Dagon. Spada con Dagon. Prendi bella spada da città sotto l'acqua. Ci dovrei arrivare sotto Grazie. L'acqua. Oh. Spada cerimoniale. Danni meno 30%. Viene usata. Ha una probabilità dell'effetto critico disarmare più 60. E dell'effetto critico preciso 30%. Ma fa danni meno 30. Questa fa danni più 50. E disarmare dolore e preciso più 40. No. Questa la venderemo a bestia. Ma sta spada cerimoniale dei Daedwen non la usavano anche tipo gli elfi? Mi pare che era questa che si poteva vendere a 300. Ah, lui si è buttato in acqua e se n'è andato così? Va bene. Allora, lì ci sta ancora il re pescatore. Io dovrei andare a parlare con Berengar di questa cosa che ci ha anticipato la signora del lago, però. Giusto se il re pescatore è diventato più loquace nel frattempo. Ho dei forti dubbi a riguardo, ma... Pescatore. Vorrei recapitare una lettera a Visima. Grazie. La lettera che abbiamo scritto per Triss. Arrivederci. Quella in cui eravamo stranamente romantici. Comunque, andiamo a parlare con Berengar, che se non erro, non ci arriviamo da qua perché da qua non ci si può andare, ma da qua, forse, è una possibilità. Tu dici perché non guardi la mappa? Non lo so, in effetti dovrei, perché mi sto già perdendo. E no, dai, però ci stavo, ho solo ammazzare la Iverna lungo la strada. Però finché è una sola ci preoccupa poco. E grazie. Eccolo là. Berengar, la signora del lago dice che uno di noi deve raccogliere i fili del destino. Sì. Hai parlato con la signora del lago? Le dee non parlano con i miseri mortali. Con me ci parla. Risparmiami il sarcasmo. Dunque,
Quale incredibile notizia ti ha rivelato la dea locale? Santo, sei cinico. Ha parlato del destino. Il destino non mi interessa. Se vuoi giocare all'eroe, fa pure, ti aiuterò anche. Vedi, ti ho mentito. Ecco. Prima. Cosa? Salamandra mi ha costretto a rivelare alcune formule. Mi ha sottoposto ad alcuni test. Non ho neanche protestato. Mi hanno pagato bene. Che merda. Perché? Volevo sposarmi, avere figli, amici. E i Witcher mi hanno tolto ogni speranza di vivere normalmente. Gli umani mi odiano. E i bambini? Qual è la differenza tra la tua cara Kaer Morhen e la base di Salamandra? Non mi definirò migliore di te. Lasciami. Solo vederti mi urta. Inizio ad avere dei dubbi. Arrivederci. Beh, penso che dovremmo prenderlo a cazzotti, in realtà. Sì, vorrei prenderlo molto a cazzotti. Comunque, che ore sono? Sono le 20? E... oddio, c'è stato uno stacco molto strano. Io andrei un attimo prima di tornare alla Signora del Lago. Andrei al passaggio per il villaggio, perché vorrei vedere se riusciamo a trovare qualche alta divoratrice e o... mille... cioè no, sempre che dico sempre mille piedi, so 100 piedi, so de meno. Comunque, quelli... per finire quello che ci rimaneva dei contratti di questa zona. Tutto perché sono curioso di fare quello del fabbro, dove ci servivano le divoratrici. E in più, le divoratrici in realtà ci serve anche qualche dente in avanzo. Allora, però qui non è ancora considerato pericoloso. Segnale dell'utente. Però il segnale dell'utente devo rimetterlo, perché sennò non ce lo conta. Allora, io prima andrei, allora, visto che non è ancora notte, passiamo in locanda, che tanto dobbiamo parlare con Julian. E poserei anche uno dei denti di divoratrice, per tenercelo per il dentista, là. Quello che c'ha il nano dai nomi tedeschi. E mo' vediamo Julian come piglia tutto quanto. A lui nessuno ancora gli ha detto che sono morti tutti quelli che amava. Ma va bene, sarà una cosa tranquilla. Vabbè. Immagino. Quindi Dandelion, sì, un attimo. Dove sta il locandiere maschio? No. Non ci sta il locandiere. Tu ma... posso aiutarti? Non lo so. Ho alcune domande. Chiedi pure, Vian. Che c'è di specie? No. I Vodiano. Unan parla. Sono comparso. Una ra. Sì, però. Dove sta tuo marito? E dove posa il dente? Vabbè, ho capito, amen. Geralt? Già l'ho recapitata. Se ne parli al pescatore. Ok. Da la gente anch'io. Provia. Sei in it. Mi chiedo se ci sia un giocatore migliore di me. Bah, non saprei. Geralt? Cos'è? Chi lo sa? Ora. No, questa era quella che rimaneva sempre uguale. No, ci vediamo. Parliamo con Julian. Siamo sicuri che il locandiere non stia qua, eh? No. Va bene. Geralt? Dovevo cercare Alina. E l'hai fatto? Dovevo prima vendergli le cose, che coglione. Sta bene? Una paura. Siediti e bevi qualcosa. Alina è morta. E non gli abbiamo dato ancora il tempo di si bere. Si è trasformata in un demone. Una Wraith diurna. Morta. So che è difficile da accettare, ma non possiamo lasciarla agire indisturbata. Se non facciamo qualcosa, la gente nei campi già l'ho uccisa. Capisco. Fa ciò che devi. Ti pagherò. Mi pagherai? Ti costerà più di una moneta d'argento. Non come tuo nonno. Deve essere fatto, Witcher. E se puoi, fai in modo che sia rapido e indolore. Ci proverò. Sai, io credo nella ragione, non negli dèi. Eppure ho pregato Melitele affinché potessi incontrarmi ancora con Alina. Avevo un brutto presentimento, eppure l'ho respinto. Credo di avere bisogno di tempo per accettare l'idea che la mia Alina sia morta. Geralt, com'è successo? Oh, oddio, io non so se... Celina l'ha uccisa. Ah, gliel'abbiamo detto così proprio. Probabilmente è stato un incidente. Ora è morta anche lei. Come?
Non ne sono sicuro, anche lei si trasforma in un demone. Adam l'ha ucciso, era innamorato di Alina e ha ucciso Celina. No, direi che è meglio non dirglielo da sto discorso di Adam. Com'è morta Celina? Non ne sono sicuro. Anche Non lei si è aggiungerei, no? trasformata in un demone. Benzina sul fuoco. Terribile. Tutta questa sofferenza. Cosa hanno fatto per meritarsi un simile destino? Geralt, ti prego, aiutale. Fa tutto ciò che è in tuo potere. Non ho risposta a questa domanda, ma farò il possibile per aiutare le anime delle due sorelle a raggiungere l'aldilà. Io penso che qui il vero problema sia stato liberare il fantasma di Alina. Perché il fatto che le abbia ammazzate non ha migliorato nulla. Comunque dico, penso che ci sia stato un problema nel fatto che noi stavamo al posto giusto nel momento sbagliato. Comunque, ci posso riparlare? Parleremo più tardi. Parleremo più tardi, va bene. Ma se io dico missione, no? Ammesso di collaborare con Salamandra, la pagherà per questo. Ah, beh. Devo tornare dalla signora del lago a comunicare di Berengar. Mi chiedo se ci sia un giocatore migliore di me. Boh. Sì. Devo trovare il modo di liberare il fantasma di Alina. Vabbè, potrei andare a parlare con la covaritrice là, come si chiamava. Però io già l'ho ammazzata. Però prima di andare dalla signorina, aspetta, fammi rientrare dentro perché vorrei un attimo vedere se riesco a vendere qualcosa a Julian. Spaccava. Geralt? E ti potevo vendere Ambra. Il libro pure? Sì. Vabbè, non è che ne sia valsa moltissimo la pena. Amen. E il locandiere ancora non c'è. Chissà che cazzo la di fine ha fatto. Forse devo iniziare il giorno. Se darà il cambio con la moglie. Ma la moglie è sempre qua, vedo. Boh. Allora, quindi noi dovremmo andare. Capanna Equatore sta proprio a fianco. Vamo qua. Lei di maledizione, insomma, se ne dovrebbe intendere abbastanza la nostra Abigail. Non c'era niente? No. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Mazza, brutale. Aspetta. Prima ti posso vendere qualcosa a te. Sì, aspetta. Allora. Questo. Che noi abbiamo speso 3.000 per la spadina bella, eh. Quindi vediamo di rientrare un minimo di qualcosa. Zanne di Alp. Non ce ne servono più tantissime. Te ne venderei 19. Così ne rimangono 5, che mi sembra un numero utile quantomeno. Saliva di Gorkhan, ci facciamo poco. Mi sa che le cose succose. Questo 5 per unità, i tendini. Ce ne abbiamo 36, ma te ne vendo 16. Ma no, anzi, ma c'è più di 10 che ce famo. Quindi te ne vendo altri 10, tiè. Questo è 2 per unità, 2, 3 per unità, ghiandole velenose. Sangue di Bluziga, una mazza. Queste ci servono. Trachee sono la cosa più inutile del mondo. Tossina, pure questa è decisamente inutile. E questa non si capisce che ci dobbiamo fare. No, questa è davvero, secrezioni di Dagon, non ho proprio idea di cosa ci dovremmo fare. Poi ti posso vendere pelli di lupo. E ti prendi pure questo fiocco rosso anti-drowner che vale 200. Pigliatelo subito. Ma noi drowner l'ammazziamo. Oh, perché non si è preso? Sì. Oh, ok. Beh, ci siamo rifatti 600 oren. Meglio di un calcio in bocca. Babbini. Cosa vuoi? No, È scusami. tuo Ho questo sbagliato. annuncio? Ho Quello sono i denti sbagliato. di divoratrice. Allora. Sì. Aspetta, no, ho sbagliato a cliccare, dai. Rialzati, Abigail, su. Rialzati, per favore. Cosa Ora, vuoi? premerò il tasto Ho 1. bisogno del tuo Ecco. aiuto per una faccenda di natura spirituale. Puoi fidarti di me. Non so come mandare lo spirito di Alina Oltre nell'aldilà. ad averla uccisa. Quella sgualdrinella presuntuosa? Era venuta in possesso di un potente e raro specchio di Nea Linea, il quale una volta veniva utilizzato da oracoli e profeti. Alina consultava spesso il suo Oddio. specchio. Specchio delle mie Facendo la solita brame. domanda, chi è la più bella del reame?
So che gli specchi di Nealinia si dividono in due categorie. Gentili o rotti. Lo specchio di Alina era sicuramente fra quelli rotti. Se lo riassemblerai e lo mostrerai ad Alina, la maledizione potrebbe spezzarsi. Sì, ma io l'ho uccisa. Per me tutto questo si sta per buggare a livelli improbabili. Comunque, va bene. Speriamo non si bughi ulteriormente. Allora, qui quindi cosa dice? Devo trovare, a seguire la missione sulla mappa, mandare i campi. Va bene, io avrei voluto fare qualcos'altro, notturna, per prendere i mostri, ma... Seguiamo questa missione e vediamo che succede. 20.000 km per arrivare ai campi. E vedi, tutta quest'area, no? Se non era previsto che non ci fosse nulla se non piante. Potevano farla un po' più... Insomma, ridotta come zona. Lì sono i lupi. Non ce ne frega niente dei lupi. Alvin che ci segue sempre. Oh, divoratrici, pure qua stanno voi divoratrici. Bella papà, via qua. Vieni qua, divoratrice. Oh, ma no, riesco a stunnare pure a te. Ok. Poi sempre dei versi strani ci stanno. Adam. Che cazzo ci sta a fare Adam qua? Poi di notte per i... Oh, aspetta, ho visto una mia divoratrice. Aspetta un attimo, Adam. Fermate. No, è andata un po' troppo lontana. E di violenza. Ok. Fermate. Ok, ora ne avremmo 10. A noi ce ne servirebbe almeno un undicesimo. Ce ne servirebbe di dente. Quindi almeno un'altra divoratrice. Qui c'è un luogo di potere, ma non ci serve. Va bene, parliamo un attimo allora con Adam. Sì? No, c'è poi niente da dire. Va bene, allora torniamo di là. Io sto seguendo sto coso, ma verso dove? Ah, c'è proprio... Ah, sono mille cose con... da cercare, ok. Quindi può darsi anche che troveremo altre divoratrici nel frattempo. Ah, scommettete che mo tocca fare quella strada dove siamo andati l'altra volta, che tocca salire tutto quanto su? Guarda, me lo sento. Toccherà fare sta scarpinata. Se solo ricordassi da dove si iniziava a salire... Era da qua. Sì. Ok. Ma mi dici lo specchio che cazzarola ci sta a fa qua? No, in teoria ci sto. Ah, eccolo. Sto qua ma non lo riesco a prendere. Cosa devo fare per prenderlo? È buggato? Va bene, allora andiamo prima da un'altra parte. Andiamo prima là, vediamo che succede. Se mi si sta buggando tutto, rosico a livelli improbabili. Divoratrice, oh, tu quantomeno mi fai felice. Però aspetta che non riesco a scendere da là. Come scendo? Da qua. Questi sono belle resistenti allo stordimento però, eh. Certo, un po' meno resistenti alle spadate, ma... Ok. Ma invece di queste cose qua, quante ne abbiamo? Abbiamo 12 denti di divoratrice.
E polvere d'ombra 12, per cui sì, dovremmo poterlo fare. Adoratore di Dagon, qua. Teiu. E che... Ah, questo per il capovillaggio mi sa toccataglielo. No, scusami, ma... E il fatto che tu curi gli altri non mi piace per niente. Inceneriamo il tutto, va? Coriace il ragazzo. Ma non abbastanza. Ah, non abbastanza. E... Ok, mo... Questa combo dovrebbe appunto crepare. Qual era... Oh, buono, buono, Alvin, tranquillo. Sacerdote devo de noi. Al sacerdote devo de noi, al capovillaggio, ok. Lo faremo. Però io in tutto ciò stavo andando da un'altra parte. Ma questi mi hanno distratto. Dovrei capire se si riescono a prendere sti pezzi dello specchio. Oppure il fatto che quella è morta ci blocca tutto. Qui c'è un cadavere. Che mi sembra di averlo già controllato, fra l'altro. Questa che era tipo la piccola fattoria. Qui c'è lo specchio. No, non riesco a prenderli. Sapete adesso cosa faccio? Provo ad aspettare che si faccia giorno. Non posso meditare con il fuoco. Che forse il problema è che di notte non li posso prendere. Non posso meditare. Oh, te lo posso meditare con il fuoco. Posso meditare. Prima dovrò accenderlo. Vediamo di giorno, va? Facciamo questa prova. Che magari è una cosa banale come questa. O forse no. Eccola. E infatti... ok, perfetto, allora tornava. Quindi in realtà tocca prenderlo da lei che ogni volta torna. Quindi non l'avevamo uccisa. Va bene. Almeno sappiamo che non si è buggato tutto il gioco. Specchio. Specchio delle mie brame. Quindi adesso, secondo lui, il più vicino è... Ah, tanto questa zona non c'eravamo neanche mai andati. Pessimo da parte mia. Pieno di wraith diurne, che in realtà non ci servono a una mazza. Perché non abbiamo nessun coso per doverla ammazzare. Per cui io... Mo c'è Alvin che mi segue, è quello che mi preoccupa. Però, nel senso, spero che corra. Lanterna del druido. Pure questa ci mancava. Che roba è la lanterna del druido. Prima ammazziamo la sposa. No, cade a terra ma non si stordisce. E direi che mo muore, no? No, complimenti. E... Alvin, ma davvero che cazzo ci stai a fare qua? Tu non sei capito. Ah, finiti? Pure la Wright sta arrivando. Ma che è, oh? Ok. Qualcun altro? Fammi capire la lanterna del druido che c'è sta. Questa roba non l'avevamo mica vista. Ci possiamo mettere qualcosa. Non abbiamo niente da metterci però. Chissà cosa ci potrebbe andare. Abbiamo anche un po' di tutto. Abbiamo cibo, abbiamo alcol, abbiamo birra. Boh, onestamente non saprei. Misteri della fede. Un po' come l'altare dei Vodianoi, che non abbiamo mai scoperto cosa ci andava nella palude. Circolo del fuoco errante. Questo che è, se uno non avesse ancora scoperto Ligni. Vabbè, ci darà un surplus al segno. Sì.
va bene. Poi di qua, che è un'altra zona che non abbiamo ben scoperto. Chissà se qui pure di notte ci stanno abbastanza bestie. Vediamo un po'. Magari troviamo anche qualche altro coso di quegli gnometti. Qui sento del pollame va. Eremita, no. C'era qualcuno che non avevo ancora visto. Capanna dell'eremita. Buoni tutti che qui è recensita. Boh. Aiz. Allora. Lì c'è la sposa. Vabbè, senti, prima ammazziamo la sposa e poi andiamo a parlare con l'eremita. Famo le cose con ordine. Mo facciamo il 50% del bonus sul segno, per cui lo sfruttiamo al meglio. Oh! Che bei suoni che fa questa quando muore proprio. Ma quanti specchi, miliardi di specchi. Va bene, qui non c'è nient'altro. Beh, prima di continuare a massacrare Alina in versione Bright, sarei per parlare con sto eremita. Che altro c'è sta qua? C'è un sentierino. Di là si passa di là. E qui? Bright. E qui c'è, boh, altra roba. Va bene. Sentiamo l'eremita se ha voglia di parlare.